la legge di riforma degli enti locali, sostanzialmente quella che ha creato poi le UTI e quindi ha cancellato poi le province, è stata una legge che io ho approvato immediatamente in quelle che sono le finalità, diciamo, le Sì. finalità. Mentre invece ho riconosciuto tutta una serie di difetti nelle modalità di applicazione di questa legge. Quindi questa riforma va in qualche maniera modificata, indubbiamente, ma resta il fatto che oggi come oggi i comuni hanno bisogno assolutamente di razionalizzare le loro risorse economiche e di personale. Se poi questa cosa si potrà trasformare in qualche maniera, lasciando comunque la possibilità ai comuni di convenzionarsi tra di loro per appunto razionalizzare le risorse, sarà comunque una buona cosa. Il tornare alle province, in realtà, posto che forse potevamo aspettare l'esito del referendum, il tornare indietro credo che in questo momento sia abbastanza deleterio, perché effettivamente in questo momento più di 100 comuni hanno fatto degli sforzi perché le UTI funzionino. Hanno messo energie, hanno messo il loro tempo, quindi insomma in qualche maniera hanno avviato un sistema che pur ha dei difetti, indubbiamente ha dei grossi difetti, ma che ha cominciato ad ingranare. Il cancellarlo totalmente significa nuocere, secondo me, a questi comuni, ecco.